Benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il primo di una serie di video che porterò sul canale dedicati a quei giochi che sono passati per un motivo o per l'altro in sordina. Solitamente giochi indie che poi magari hanno qualche meccanica particolare o sono stati ispirati da altri giochi più grossi, ma che però per un motivo o per l'altro non hanno avuto tutto questo gran successo. Saranno dei video che porterò in maniera alquanto discontinua, quindi ne uscirà uno di tanto in tanto quando mi capiterà di imbattermi in un gioco, oppure non starò facendo qualche serie su giochi un pochino più grandi, anche perché adesso più o meno dal 18 ottobre in poi cominceranno a uscire una serie di giochi che a me interessano particolarmente, sia su VR che su flat classico, e porterò principalmente quelli, però nel mentre qualche gioco di questa serie lo porterò. Quindi, primo video di questa serie, giochi dimenticati, In Verbis Virtus. Questo sarà anche un video, diciamo, inaugurale, non solo della nuova serie, ma anche della webcam, che mi è stata prestata dal buon Elia, che io ringrazio un sacco, che mi ha permesso di effettuare questo piccolo upgrade. Ti dovrò offrire una birra, prima o poi. Ma non te lo verrò a dire, così almeno così vediamo se il video lo vedi. Dunque, signori, questo è In Verbis Virtus. Gioco sviluppato da Indomitus Games, uscito nel 2015, se non erro. E di cosa tratta In Verbis Virtus? In Verbis Virtus è una specie, diciamo, di platform un po' particolare. Noi siamo uno degli esploratori che ritroviamo questo tempio antico e andiamo ad esplorarlo. La cosa particolare è che in questo tempio troveremo manufatti, eventi, cose varie che ci permetteranno di apprendere la magia e di utilizzarla. E la meccanica fondamentale di questo gioco è che la magia la si utilizza tramite il microfono, ovvero saremo noi che con la nostra voce dovremo pronunciare gli incantesimi e il gioco li attiverà per noi. Quindi, ciancia alle bande, bando alle ciance, direi di iniziare con In Verbis Virtus. E buon, finisce così. No. Oh, eccoci qua. Questi cali di frame rate a random. Ok. Mouse. O WASD. Maiusca si scatta. La spazzata che si salta. Effetto sfocatura da un buio bellissimo. Ed eccolo qua. Iscrizione. Saranno quelle le iscrizioni? Probabilmente. Vediamo se basta semplicemente attivarle tutte per entrare. Probabilmente, immagino di sì. Non mi sembra che ci sia un ordine particolare. Ce n'era una crollata.
la porta si aprì. Il tuo diario è stato aggiornato. Lingua Mahaki. Mahaki! Adesso una comprensione totale del Mahaki. In passato non credevo leggere il Mahaki, ma c'è il potere in questi caratteri. Ottimo. Ottimo. Ah, questa quindi, questa è una mappa. Quindi noi siamo qui. Qui c'è un occhio giallo. Simbolo. Fungo. Robe. Ok. Mi sa che qua otteniamo il primo incantesimo. Luce. Oh, la luce non è nemica delle tenebre. Una sorella fin troppo osannata in passato. È dato la mano dopo che detto Lumetial. Lumetial. Come scusa? Lumetial. Ok, Lumetial. 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 Oh boia! Let there be light. Boia Faust Bastard. Lumetial. Lumetial. Nox. No, Nox è in Harry Potter, pardon. Lumetial! Lumetial. Lumetial. Taci tua. Ma che spavento! Ma che sei studiata sta cosa? Ma sei scemo? Oh, ecco da qua. Le fasi da platformer belle. Quelle belle che piacciono a noi. Il tipo che se sbagli in mezzo salto muore beceramente. Geronimo! Geronimo! Minchia. Geronimo! Ma già un altro incantesimo? Ma che figata! Ectolumen. Ok. No, 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 no! Il rischio. Ma che figata. Ascensore automatico. Spieghi ai visitatori di tenere le braccia all'interno della struttura. Se non volete rifarvi i gomiti. Fermo lì. Ma che figata tutte queste cose così riflesse qua. Ray tracing alpha version Bachelor Edition, però not bad. Signori, il talento. Il culo. Tette. Miken calvai, tia veritas udali, eviel ircanu, eloden ircamec, gulvi, kelail en ectuda. Teme di controllare il tempio. Marchio del controllo, quello verde. Tivan en udaki, tial uda. Ti aluda. Ok. Arvezzi. Ti aluda. Che figo. C'è qualcos'altro qui da muovere? No. Allora, questo va sicuramente in avanti. Ti aluda. Ti aluda.
Sto indietro. Tialuda. Tialuda. Ectolumen. Tialuda. Uzza! Bel posticino. Cosa sei tu? Telecinesi. Obi Kenu. Sì, vabbè. Obi Kenu. Obi Kenu. Ecto Namet. Namet Ecto. Let's do this. Obi Kenu. Ecto Namet. Ecto Namet. Ecto Namet. Ecto Namet. Namet Ectu. Ecto Namet. Più in là. Ecto Namet. Ectonamet. Ma che figata! Ectonamet. Obi Kenu. Ectonamet. Namet Ectu. Lumetial. No. Sembra un'interrogazione di Aramaic antico sta roba. Ectonamet. No. Cazzo, conciuda, non mi ricordo più l'incantesimo, era Lumetial, Ectolumen. Ah, ok. Obi Kenu. Ecto Namet. Ecto Namet. Aia, io mi sono tirato una colonnata in faccia. Obi Kenu. Mi sono incartato. Ecco. Ecto Namet. No! Ok, perfetto. Va bene, lo accetto. Ectolumen. Obi Kenu. Obi Kenu. Obi Kenu. Ectonamet. Lasciamolo lì. Voglia pause. No, non me lo ricordo già più. Ho la memoria di un breve termine di un pesce rosso. Oh, ti aiuta. Che cazzo è successo? Obi Kenu. Obi Kenu. Namet Ecto. Namet Ecto. Namet Ecto. Tialuda.
basta. Ed è con questo ambiente molto allegro, molto colorato, che io vi saluto, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale, fatemi sapere se casomai questo gioco vi piace e volete che io ci faccia proprio una serie sopra, quindi non solo che rientri all'interno della serie Giochi Dimenticati. Io magari qualcos'altro registrerò comunque a prescindere, poi eventualmente, se è il caso, potrebbe diventare una serie, perché devo dire che mi sta ispirando molto di più di quanto mi ricordassi. La prima volta ci avevo giochicchiato un pochino, ma non avevo detto molto. Adesso devo dire invece che mi sta intrippando parecchio. Io vi saluto e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!